Buongiorno, siamo in piene Olimpiadi, stiamo facendo le ultime eliminatorie nelle nostre sedi. Siamo qua con il collega Giuseppe Mastrangelo, responsabile del settore formazione pratica. Chiediamo a lui come stanno andando le Olimpiadi. Le Olimpiadi vanno avanti, le eliminatorie stanno scorrendo in maniera ottimale. Stiamo contattando le varie persone su tutte le sedi. C'è qualche inghippo, ma diciamo che stiamo avviandoci alla conclusione delle eliminatorie, quindi a prepararci per la parte finale che sarà attorno alla fine di marzo. Quindi c'è ancora tempo, chi si vuole iscrivere può ancora iscriversi e partecipare. Mi raccomando, allora iscrivetevi ancora numerosi, vi aspettiamo. Buongiorno e benvenuti a TG Saldatura Flash di questa settimana. Introduciamo il nostro TG parlando di salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro ha approvato il primo elenco dei soggetti abilitati ai quali le imprese possono rivolgersi in affiancamento o in sostituzione a INAIL e ASL per effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Parliamo del decreto ministeriale 11 aprile 2011 pubblicato sul supplemento ordinario numero 111 della Gazzetta Ufficiale numero 98 del 29 aprile 2011. Tale decreto è entrato in vigore nella prima metà del 2012. La notizia in prima pagina di Saldatura Flash di questa settimana a cura della dottoressa Michela Giorgi di SCERT informa che il CEC, Consorzio Europeo Certificazione, di cui l'Istituto Italiano della Saldatura, con le sue partecipate, è socio di maggioranza, è stato abilitato all'effettuazione di tali verifiche tramite il decreto dirigenziale del 19 settembre 2012 ed è iscritto negli elenchi INAIL, ARPA e ASL, delle regioni di competenza che trovate indicate in sovraimpressione. Dal mese di settembre 2012, pertanto, il CEC effettua con personale dedicato le verifiche periodiche prevalentemente sulle attrezzature del gruppo GVR, attrezzature insiemi a pressione, e dei gruppi SC, apparecchi di sollevamento materiali, e SP, sollevamento persone. Per maggiori informazioni in merito è possibile consultare il sito indicato in sovraimpressione. Un'interessante notizia dalla divisione formazione IS Progress. In particolare parliamo dell'importante collaborazione dei funzionari Luca Moriterni, responsabile dell'area formazione microelettronica, e Gianluca Parodi, per la realizzazione, sviluppo e test di verifica di assemblaggi elettronici che verranno impiegati nel progetto ExoMars, in corso di sviluppo dall'Agenzia Spaziale Europea, ESA, in collaborazione con la NASA. Nel dettaglio, il progetto prevede l'invio di un rover sul pianeta Marte, atto a studiarne le caratteristiche morfologiche superficiali. Gli apparati elettronici, attualmente in fase di lavorazione, rappresentano dei modelli di qualifica propedeutici a quelli di volo che verranno impiegati nella missione e che, in particolare, avranno la funzione di governare una trivella che sarà presente nel rover al fine di poter scavare il terreno. Il progetto ExoMars entrerà in esercizio nell'anno 2018 e la missione dovrà avere durata minima di 6 mesi. L'attività rappresenta l'inizio di un giro di collaborazioni che IS Progress si prefigge di realizzare nell'immediato futuro, collaborando con alcune società europee che partecipano alla realizzazione di altri apparati elettronici che verranno impiegati nello stesso progetto. In occasione del prossimo TG Saldatura Flash, ascolteremo l'intervento dei funzionari IS Progress che partecipano appunto alla realizzazione del progetto ExoMars. La prossima settimana, dal 6 all'8 febbraio, presso il quartiere fieristico Carrara Fiere, appuntamento col Salone SITEC, 11ª rassegna internazionale di tecnologie, subforniture e design per imbarcazioni, yacht e navi. Il nostro istituto sarà presente sia con una postazione espositiva sia con un seminario tecnico.
giovedì 7 febbraio dalle ore 11 alle ore 13 nell'ambito della manifestazione si svolgerà il seminario a cura dell'ingegner Matteo Pedemonte, funzionario IS, e dell'ingegner Chiara Mandolfino dell'Università di Genova, che avrà come tema l'evoluzione delle tecnologie di saldatura e di giunzione. Lo scopo di questo seminario è di illustrare alcuni concetti fondamentali per la realizzazione di giunti incollati di elevata qualità. La partecipazione a questo interessante seminario è gratuita, ma è gradita la prenotazione contattando la segreteria organizzativa manifestazioni tecniche del nostro istituto. Concludiamo con questa notizia il nostro TG Saldatura Flash. Ricordiamo che ulteriori informazioni e approfondimenti si possono trovare nell'agenzia Saldatura Flash di questa settimana. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento, come sempre, alla prossima settimana.